Noi lavoriamo sia nell'ambito delle attività di aiuto umanitario, emergenza e anche con attività di cooperazione internazionale. Lo facciamo con tutto il tessuto associativo del nostro territorio attraverso dei metodi di consultazione e di partecipazione che sono il gruppo consultivo, la consulta della cooperazione che comprende tutte le ONG, le associazioni del nostro territorio, gli enti territoriali che si occupano di cooperazione e i tavoli paese che sono dei tavoli strutturati sui paesi dove lavoriamo, che sono momenti di confronto ai quali spesso partecipano anche partner locali, quindi partner dei territori coinvolti nei progetti e con i quali appunto noi realizziamo delle iniziative congiunte. Il bene comune è il bene della comunità, quindi è il bene, è il bene della comunità e il ruolo degli enti locali è fare in modo che la comunità si occupi e sia responsabile del bene comune assieme alle istituzioni, quindi un lavoro collettivo, istituzioni e società civile che lavorano insieme. Il Covid ha impattato, sì, in un primo momento tutti i nostri progetti sono stati sospesi, quindi tutti i progetti di cooperazione sono stati sospesi, poi per fortuna tramite un dialogo continuo e tramite anche un lavoro di empowerment che era stato fatto sui partner locali, quindi perché è importante che ci sia un forte coinvolgimento dei partner locali e anche la loro capacità di gestire direttamente i progetti. Devo dire che la nostra società civile, i rappresentanti della società civile sono stati molto bravi nel fare in modo che a distanza comunque le attività riprendessero e che fossero gestite direttamente dai partner in loco. Sì, ci riferiamo sicuramente ai dati dell'Istat a seconda appunto delle attività che devono essere svolte. Adesso rispetto a questa ricognizione che state facendo appunto sul no profit potrebbe essere anche proprio molto importante capire appunto anche se e come il Covid abbia impattato su delle realtà, sulle associazioni, sul no profit, perché a livello territoriale noi abbiamo comunque avuto sentore che ci siano alcune associazioni che non sono state in grado di continuare le attività e che hanno dovuto interrompere, quindi sarebbe interessante vedere se a livello nazionale quali dati escono e come anche la pandemia abbia impattato su quello che è il settore del no profit, anche numericamente.